Buonasera Amerika a c'è, Vera. eccola qua. Buonasera, Ah, bene. Sindaco Ciccone, benvenuto, grazie. Buonasera, grazie. Ecco. Grazie Allora, dell'invito. ci siamo online su Facebook e saremo in diretta anche su YouTube. Benvenuti Ned. Ned, per chi non lo conoscesse ancora, è un giovane think tank nato durante il primo lockdown e da qualche mese abbiamo creato anche un'associazione del terzo settore. Cosa facciamo? Prevalentemente facciamo due cose. Uno, riuniamo i territori del centro-sud e facciamo quello che si chiama educational europeo. Quindi parliamo di Europa, spieghiamo l'Europa, le politiche, le opportunità, i programmi e anche, perché no, le criticità e qualche cosa sul futuro. E due, facciamo reti, creiamo reti e supportiamo anche tecnicamente i nostri piccoli comuni per affrontare e drenare fondi tramite i progetti, su fondi diretti e fondi indiretti. Io mi dilungo solo un attimo, contrariamente a quello che avevo previsto, perché questa è l'ultima nostra call prima della pausa estiva che facciamo sulle aree interne, sui piccoli borghi, sui comuni sui quali noi crediamo possa ripartire l'Italia, no? Per darvi tre spunti di fondi che esistono già. Sappiamo tutti che arriverà molto probabilmente questo grande finanziamento del Next Generation EU, però ci sono cose che esistono qui ed ora e possono essere usate per imprendere, per creare, per creare lavoro, per fare impresa, per evitare lo spopolamento, per rimanere al sud. Due brevi cenni e sono a Invitalia, il fondo più famoso si chiama appunto Resto al Sud. A chi è rivolto? È rivolto a persone da 18 a 55 anni, è stato esteso questo range quest'anno, finanzia tutte le attività delle regioni del centro-sud, quindi dall'Abruzzo alla Sicilia-Sardegna, finanzia il 100% delle spese di tutte le attività tranne agricoltura e commercio. Per il resto è tutto finanziabile. 50% a fondo perduto, 50% con un finanziamento bancario agevolato garantito dal fondo delle PMI. Questo vuol dire che a ciascuna persona può essere dato un finanziamento fino a 60.000 euro, mentre se si tratta di soci di società, a ciascun socio può essere erogato fino a 50.000 euro per un totale di 200.000 euro. Vi do dei numeri che ho preso da Invitalia. Fino a febbraio scorso sono stati erogati 236 milioni di euro, sono state finanziate 7.300 iniziative, quindi aziende, che hanno creato oltre 27.000 posti di lavoro. Adesso, non domani, adesso proprio. E si possono, i fondi di cui vi parlo sono a sportello. Quindi sono sempre erogabili, non hanno delle date di scadenza, come invece li hanno i bandi diretti europei, ma anche i bandi nazionali indiretti. Ovviamente fino a esaurimento fondi, chiaramente, questa è una tautologia. L'altra cosa che mette a disposizione in Italia, che è molto interessante sempre per il Sud, non solo per il Sud in questo caso, ma in particolare perché è un fondo che si chiama Nuove Imprese a Tasso Zero. Il nome la dice già da sola, quindi finanzia giovani dai 18 ai 35 anni, ma se si è donne non c'è limite di età. Questo proprio per aiutare l'imprenditoria femminile al sud. Devono essere imprese giovani, quindi costituite da al massimo 12 mesi, e si possono prendere anche fondi individuali, però poi entro 45 giorni si debbono creare queste aziende. Le agevolazioni anche in questo caso sono molte, molto grandi, arrivano fino al 75% delle spese ammissibili. Un'altra cosa che finanzia Invitalia e che non è conosciuta è il nuovo fondo Self-Employment, perché finanzia l'avvio di attività singole delle cosiddette categorie NEET, cioè donne inattive e disoccupate di lungo periodo. L'intervento finanzia il 100% dell'investimento e si parte da 5.000 fino a 50.000 euro. Questo fondo è molto interessante perché la prima parte della fascia è fatta sul microcredito, quindi da 5.000 a 25.000 euro senza alcun interesse per 7 anni,
pensare con rate mensili che partono l'anno dopo. Da 25.000 è 1 euro a 35.000 euro si chiama microcredito esteso. Oltre 35.000 è un piccolo prestito a tutti gli effetti, ma è molto agevolante. E questo serve a finanziare tutte le attività dei servizi alla persona, servizi turistici, che vi posso dire, tutte quelle cose, anche la commercializzazione di prodotti agricoli locali. Quindi proprio è un microcredito a disposizione di tutti i nostri borghi, di tutte le nostri ragazzi che non se ne vogliono andare o che vogliono provare a restare. Infine, Invitalia dedica una cosa particolare alla cultura con un programma che si chiama Cultura Crea. Sostiene proprio lo sviluppo di tutte le aziende culturali, piccole e medie, che imprendono nel settore culturale, calcolatelo a livello esteso, quindi culturale turistico, culturale storico, teatri e quant'altro. Questi finanziamenti, sempre molto agevolati, possono raggiungere 500.000 euro. Questo per dirvi che sì, sta arrivando il PNRR, ma c'è qualcosa che è già qui e si può usare per rimanere al sud, per rivitalizzare i borghi, per fare rete e per creare nuovi posti di lavoro e nuove possibilità di vita. Noi ci crediamo molto ed è per questo che convochiamo spesso i nostri comuni, le nostre best practice del sud, come siete voi stasera. E convochiamo in particolare quei comuni che hanno fatto di un'idea un sistema per opporsi allo spopolamento, all'invecchiamento, alla perdita dei posti di lavoro, alla mancanza di reti strutturali e infrastrutturali, materiali e immateriali, per dimostrare che un altro modo è possibile. Stasera poi abbiamo anche due esperti, cioè il senatore Gianni Pittella, che è il primo firmatario del DDL sul creare lavoro nelle aree interne, e Giulia Sonzogno, che invece è del GSSI, che è una specialista di aree interne, che ci daranno la parte, diciamo, di legge quadro e di cosa possiamo fare nel futuro. E quindi adesso io mi taccio, mi scuso di avervi preso più tempo del previsto e passo la parola al senatore Pittella, che ringrazio nuovamente. Grazie tantissime, un saluto anche da parte mia, sia ai correlatori, molto affettuoso anche al mio corregionale di Grottole e anche a chi ci segue via Facebook. Complimenti per NED, una bella iniziativa. Quando sorgono queste iniziative nel nostro mezzogiorno, io mi riempio il cuore di gioia perché noi abbiamo bisogno assolutamente di questo. Perché le opportunità già esistono, noi ne vogliamo aggiungere altre, come poi vedrete anche dalla mia proposta di legge, però già oggi esistono enormi opportunità e serve chi aiuta le amministrazioni locali, ma anche i singoli professionisti, imprenditori, imprenditrici, associazionismo vario a conoscere e a candidarsi a queste opportunità. Quindi ringrazio Dio che sia nata questa associazione, lunga vita a NED, quando vorrete, io sono sempre a vostra disposizione come umile, diciamo, esperto in alcune politiche, in alcune materie come quelle europee. Ho presentato, è vero, una proposta di legge sottoscritta anche da altri 19 senatori che si propone il ripopolamento di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso misure di decontribuzione, di agevolazione fiscale, di aiuti a tutti coloro i quali vanno a risiedere in comuni con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, anche sul piano dell'aiuto alla creazione di impresa, del finanziamento alle imprese, del pagamento delle tasse, ripeto, della contribuzione per chi assume persone. Insomma, c'è una serie di misure contenute in questo disegno di legge che sono un appeal, diciamo, un sostegno concreto per aiutare quella trasmigrazione,
opposta a quella che c'è stata finora. Finora c'è stata una emigrazione verso il nord Italia o verso l'estero. Adesso noi puntiamo a fare un rientro, a ripopolare i nostri comuni, perché questo è un fattore di economia, ma è anche un fattore di democrazia, perché il tessuto dei nostri piccoli comuni non può essere spento, perché se si spegne quel tessuto si spegne la luce della democrazia, oltre la luce della nostra economia, perché il Covid ci ha insegnato che questo tessuto va tenuto in vita, che serve moltissimo la sanità territoriale, che serve il nostro spirito comunitario, delle piccole comunità, e questo insegnamento deve significare per noi fare delle cose. Io in tutta umiltà ho presentato questa proposta di legge che è piaciuta molto, ha avuto un grande successo, io sto cercando di farla calendarizzare nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, perché poi possa essere discussa, arricchita, modificata, cambiata, e poi vada in aula. Accanto a questo tema, poi ovviamente chi vuole mi può scrivere, posso mandare la proposta di legge, non c'è problema. Accanto a questo voglio dire due cose. La prima è che è vero, sta per arrivare i soldi del piano di resilienza e di ripresa. A me non piace questo l'acronimo PNRR, che è una cosa indigeribile, però meglio dire piano di ripresa e resilienza. Si tratta di una grande conquista che è stata fatta in Europa e dall'Europa, cioè quella di dare una risposta potente alla terribile termini economici, di paradigma di sviluppo, di disoccupazione che ha indotto la pandemia. In Europa sono 750 miliardi, in Italia sono 250 miliardi tra sovvenzioni, quindi a fondo perduto, e prestiti. I settori che ne abbiamo imparato a memoria, parliamo di digitale, cultura, coesione sociale, coesione territoriale, di green economy, di educazione, di sostegno alle imprese, di grandi infrastrutture. Nel dettaglio ovviamente non vi dirò le 2000 pagine che rappresenta il recovery. Dobbiamo saper spendere questi soldi, perché ci giochiamo la faccia e ci giochiamo la credibilità, non soltanto con gli interlocutori europei, ma anche con i nostri figli e con i nostri nipoti. Perché se non riusciamo a spendere 250 miliardi in questi settori per cambiare il mondo, per cambiare l'Italia, per cambiare il Mezzogiorno, significa che siamo degli incapaci. Mettiamoci, io voglio usare termini molto crudi e nudi, e più che questo io non posso fare, perché non è che io governo qualcosa, sono un parlamentare che può usare l'arma della critica, l'arma dello stimolo, l'arma della denuncia. L'altra cosa è che abbiamo un quadro comunitario di sostegno, cioè le risorse che tradizionalmente vengono alle regioni del Mezzogiorno e ai comuni del Mezzogiorno dall'Unione Europea. Da prescindere dal piano di resilienza, ci sono soldi, tantissimi, non spesi nella vecchia programmazione e quelli non spesi della nuova programmazione. Parliamo di altre decine e decine di miliardi. Quindi non è un problema di cifra complessiva per il Mezzogiorno. Io ovviamente più ne vengono al Mezzogiorno meglio è, però ragazzi impariamoli a spendere questi soldi, perché se no ci riempiamo la pancia e poi non sappiamo digerire, noi la pancia scoppia, noi non possiamo riempirci di risorse che poi non riusciamo a spendere, o perché non funziona la pubblica amministrazione, o perché non abbiamo i progetti esecutivi pronti, o perché li vogliamo spendere in maniera clientelare, o perché li vogliamo frammentare in mille rivoli. Insomma, questo insegnamento dovremmo averlo appreso. Questi sono i messaggi che volevo dare, Presidente. Starò in collegamento per un po', però poi devo andare via, vi chiedo scusa in anticipo, ma devo partecipare a un'altra call, come dicevo prima, con una televisione di Taranto sul tema appunto del piano di resilienza. Buona continuazione.
Invece io le volevo chiedere se ci manda il testo della legge perché noi siamo. Email, a che mail possiamo mandarla? La ricontatta Carmine Folco, che è il Ah, nostro corresponsabile social, è un perché carissimo. noi siamo famelici di queste cose perché è il nostro mestiere, è il nostro core business, diciamo così. Assolutamente sì, appena Carmine mi manda l'email io faccio avere la mia proposta di legge. E approfitto di lei per dirle che magari la rinvitiamo e facciamo un focus su quelle che sono le misure e se possiamo diamo anche degli input perché ascoltando i territori vengono fuori anche delle cose che magari non si è pensato. Quindi se lei è disponibile noi la ricontattiamo Va bene. e così approfondiamo. Grazie mille, senatore, veramente. Grazie. Una delle cose che il senatore ha detto e che ne discende è che fare rete è fondamentale, soprattutto per i territori del sud che sono sparpagliati e i comuni sono piccoli, no? E senza fare rete non si potranno, e come non si possono già adesso in realtà, fruire di questi fondi enormi. Quindi fare rete è un invito che noi facciamo. Facciamo rete, mettiamo in circolo le competenze. Il senatore prima faceva riferimento anche alla medicina di prossimità, a creare progetti di innovazione, di intelligenza artificiale e di innovazione tecnologica. Noi abbiamo, tanto per cambiare, nel sud una best practice, che è il comune di Galliato, Paola Del Zotto in Ferrari e Giovanni Ferrari, che si sono innamorati di questo comune di Galliato e ne hanno fatto la città delle nanoscienze. L'abbiamo invitata, lei è in California, quindi per lei è colazione e quindi le darei la parola subito per non imbrigliarla per tutta la giornata, a spiegarci. Paola, buonasera, buongiorno per te, Buonasera, benvenuta. buongiorno. La domanda che nasce spontanea è: ma come vi è venuto in mente? Cioè, che cosa avete trovato e soprattutto, come ti dicevo al telefono, cosa volete fare ancora? Dove volete arrivare? Qual è il futuro? Grazie. Luigia, grazie a tutti. Sono davvero onoratissima di questa opportunità che è stata offerta all'Accademia di Galliato di raccontare un pochino di come questo esperimento incredibile è partito. Grazie e saluti anche al senatore. Mi è piaciuta tantissimo la sua presentazione. Ritornerò su quella dopo che racconto velocemente di Nano Galliato. Beh, intanto, come tante buone idee, l'idea ci è venuta senza che siamo andati a cercarla. Io e mio marito, Mauro Ferrari, che è un esperto mondiale di nanotecnologie, ci siamo trovati in Calabria nel lontano 2005, quando partiva l'Università della Magna Grecia e mio marito è stato chiamato lì a mettere insieme il Dipartimento di Biotecnologia. Io mi sono innamorata della Calabria, prima volta, avevo più di 40 anni che mi trovavo lì e questo paesino che ci è stato riferito da amici come posto dove potevamo cercare una casa estiva, no, dove passare l'estate, mi è entrato immediatamente nel cuore. La qualità di vita che vedevo lì era così diversa da quella alla quale 25 anni d'America mi avevano abituato e l'ho detto. Ho suggerito a Mauro perché non fai venire i tuoi amici scienziati qui e trattate delle cose di cui avete passione in un formato che è completamente diverso. Dal 2008 arrivano ogni anno a Galliato una truppa di scienziati e la cosa che abbiamo inaugurato a Galliato è una forma di, l'abbiamo chiamato turismo scientifico, nel senso che questa cittadina è diventata un posto dove non solo gli scienziati si incontrano in un setting molto informale e approfondiscono temi che sono alla frontiera della ricerca medica del momento, ma anche l'interfaccia con la popolazione e con i bambini in particolare del paese consente che ci sia una forma di divulgazione, di diffusione, di appropriazione della competenza di materie di avanzate, di qualità scientifica importante a un pubblico molto vasto. Abbiamo creato una sorta di base di fans della scienza e a Galliato, grazie all'arrivo di queste truppe di scienziati ogni anno, science is cool. Per i bambini l'attrazione è formidabile. Se si pensa a bambini di un'età molto critica, no? Quando si è attratti magari, che ne so, dal piccolo crimine piuttosto che dal fumare, piuttosto che dalle compagnie, così, lì science is cool. I bambini che si occupano di scienza fanno parte in qualche modo di un clan.
che può vantare amici incredibili come il Nobel in medicina, come l'astronauta Luca Parmitano. Abbiamo portato Stefano Domenicali, abbiamo portato personaggi incredibili. E quindi questo esperimento ci ha addirittura portato alla considerazione dell'UNESCO, che ci ha indicato nel rapporto come esempio di città creativa, e abbiamo distillato un modello di questa esperienza. Abbiamo visto che l'iniezione di scienza ed educazione in un ambiente di questo tipo, con dei senior scientist che vengono e danno la loro, come dire, la loro supporto e la loro ispirazione, è una formula che può essere appunto distillata e replicata. A Gagliato, quindi, abbiamo creato l'Accademia di Gagliato Globale, e questa piattaforma adesso l'abbiamo riproposta in altri territori, in altre piccole comunità, perché abbiamo visto che funziona. Da Gagliato adesso siamo a Valbruna, abbiamo Nano Valbruna, vi farò vedere che cosa facciamo lì. E lì è partita in modo incredibilmente energetico. Abbiamo una troupe lì che sta facendo delle meraviglie. Quindi questa è una piccola comunità del Friuli Venezia Giulia. Ho avuto approvazione la settimana scorsa che faremo piccola, Nano Picciule è il dialetto friulano, Nano Catanna è la traduzione in ebraico, perché sul Mar Morto ci sarà una conferenza di grandi scienziati lì, e faremo in un kibbutz, se la situazione ovviamente di Israele lo consentirà, però in Giordania con i bambini dei rifugiati e in Nepal. Quindi questa è l'idea: che cosa succede quando si portano questi ingredienti in un territorio con queste caratteristiche? C'è tutto un risvegliarsi di risorse locali. È come se il paese a Gagliato si è guardato allo specchio e si è chiesto: com'è possibile che questi vengano anno dopo anno da noi? E c'è stato un risveglio autoctono di tutte le risorse che erano addormentate. Abbiamo visto un ripartire di iniziative imprenditoriali, di collaborazioni tra associazioni culturali, di ritorno addirittura di persone che avevano scelto di abitare in paesi distanti in Gagliato per quello che stava succedendo. Quindi è stato un meccanismo virtuoso che è stato semplicemente acceso e che poi ha fatto partire una fiamma incredibile. Ovviamente ci sono delle challenges, no? E ci sono delle sfide che rendono le cose non sempre fluide, non sempre ottimali. Le risorse sono quella numero uno, se vogliamo, no? E quello che di cui parlava il senatore, il fatto che in realtà le risorse esistono ma non vengono utilizzate, è una delle cose più complicate da digerire. Ci sono processi lenti, amministrativi, ci sono priorità che tante volte scalzano l'opportunità di rincorrere i finanziamenti disponibili. Quindi questa è una grossa sfida. Noi crediamo moltissimo nell'importanza di rivitalizzare questo piccolo comune, e stiamo facendo tutto quello che possiamo. Abbiamo visto, per esempio, durante la pandemia, Gagliato ha avuto praticamente, per il suo tessuto sociale, la forma comunitaria così ben sviluppata, non ha avuto non un morto, ha avuto pochissimi casi senza particolari conseguenze. Il paese si è messo insieme, si è aiutato. Quindi il tipo di sostrato antropologico, culturale, sociale è così meraviglioso che noi vogliamo che ai nostri ospiti stranieri vedano, ne possano farsi testimoni e in qualche modo lo sostengano. Quindi per quel che riguarda la nostra le speranze per il futuro, siamo molto impegnati a che Nano Gagliato possa riprendere. Adesso stiamo un po' vedendo se sarà possibile effettuare alla fine di quest'agosto. Siete tutti invitati, le date indicate sarebbero dal 27 al 31 di agosto. Abbiamo una line-up formidabile di scienziati che hanno già dichiarato che saranno disponibili a venire, per vedere come si può, appunto, portando semplicemente una miccia, no,
di creatività e di supporto anche dall'esterno, si può far partire dei processi virtuosi che creano, come dire, tutto un supporto anche esterno di amici della comunità e possono aiutare il suo sviluppo. Una cosa in particolare, con questa chiudo, che ci sta a cuore è offrire tra le risorse internazionali che abbiamo degli strumenti anche al paese per pensare a come creare una visione per se stesso. Quindi, per esempio, con l'Università di Newcastle e di Westminster dell'Inghilterra abbiamo coinvolto il paese in un processo di co-creazione di visioni per il futuro. Ed è stato un processo magnifico che ha poi risultato in una visione adottata da un gruppo di una lista civica che adesso ne ha fatto il proprio programma e lo sta praticamente implementando. E queste sono tutte, ripeto, dei processi che si innescano in modo quasi serendipito, adesso non so come casuale, ma che vanno coltivati e vanno coltivate nel lungo periodo per noi, per ottenere anche la fiducia della gente. Noi extraterrestri no, siamo arrivati lì, io ricordo che intorno al settimo anno, dopo 7 anni che venivamo anno dopo anno, il paese ha detto: questi sono nostri amici, lavoriamo insieme, hanno a cuore il paese, andiamo. E il nostro affetto, la nostra devozione per questa comunità è grandissimo e ripeto, risorse come quelle che il NED può offrire saranno preziosissime per mantenere queste esperienze in vita. Grazie. Grazie a te, Paola. Peraltro loro due erano a Houston, quindi no, per farvi capire, da Houston a Galliato, sono rimasti proprio fulminati dalla bellezza della Calabria che conosciamo. E tu hai detto accendere la miccia da fuori ed è un'altra miccia dall'esterno che è stata accesa a Grottole da Andrea Paoletti, che non è di Grottole, lo sentirete dall'accento, vedrete che non è proprio esattamente della Basilicata. Lui è andato giù e ha detto: io voglio stare qua e voglio rivitalizzare questo borgo qua. È vero, Andrea? Grazie a te. Grazie mille, grazie per l'invito a questo bell'incontro. Sono felice molto di aver sentito anche le parole di Paola, perché appunto un po' da stranieri, anche in maniera diversa, io sono di Biella in Piemonte e 10 anni fa ho scelto di vivere in Basilicata. Abbiamo molti punti in contatto tra i progetti, tra quello che è raccontato in Calabria e il nostro in Basilicata. Un po' l'obiettivo è quello appunto di creare nuove visioni aggregando persone che arrivano un po' da tutto il mondo, quindi mettere in rete quello che è locale con persone e competenze che arrivano da fuori. Un po' perché, come dicevi te, ogni volta che si accende una miccia su un territorio, una cosa nuova, porta le persone locali a ricreare un'identità, a ripensarsi, a farsi delle domande che se in quel momento sono sopite. Spesso quando si va nei piccoli paesini, appunto, le risposte sono: non c'è lavoro, non si fa niente, non succede nulla. In realtà poi, nel senso, la materia prima su cui lavorare sono loro stessi, la loro cultura, tutto quello che esiste sul territorio. Quindi la vera nuova visione è aggiungere qualcosa, come abbiamo definito noi, quel wonder, quell'essenza wonder, per voi era il nano, nel senso che poi alla fine bisogna accenderlo con qualcosa, con qualche contenuto per far ripartire delle cose, ma soprattutto, secondo me, per creare relazioni, che è quello che raccontava prima anche Luigia, nel senso che la cosa più importante è creare relazioni, collaborare, far succedere delle cose, perché poi da quello, da cosa nasce cosa. Quindi Wonder Grottole effettivamente è un progetto, ma soprattutto è un'impresa, perché noi ci siamo dati comunque una visione di creare un'impresa, quindi effettivamente attraverso una SRL, impresa sociale, quindi ci prendiamo una responsabilità, abbiamo investito noi in prima persona, abbiamo detto: sviluppiamo un modello per riabitare un centro storico di un piccolo paese. Naturalmente Grottole si trova a mezz'ora d'auto da Matera, quindi comunque Matera, che è una nuova centralità, rappresenta una nuova centralità per il Sud Italia, però abbiamo voluto dire: ok, partendo da qua, che cosa si può fare? Quindi abbiamo guardato quali erano gli asset che già il paese aveva in sé,
c'erano un quattro principale, uno l'agricoltura, l'altro il tema dell'abitare, perché ha un patrimonio edilizio molto vasto come tantissimi paesi che spesso è dismesso, cioè è sottoutilizzato, non utilizzato, alcuni edifici crollati, e partivamo da un numero consistente perché sono oltre 600 edifici. Dall'altra parte una popolazione invece in grande spopolamento, perché una cosa che io sottolineo di Grottolo è sempre che noi lavoriamo sul centro storico, che oggi conta se c'è oltre 600 edifici dismessi e una popolazione di circa 200 persone, però il paese in totale ha una popolazione di 1800 abitanti, e questo permette di avere all'intero paese i servizi primari, quindi ci sono le scuole, ci sono le banche, c'è il ristorante, c'è la pompa di vendita, c'è tutti quei servizi che permettono a Grottolo ancora di vivere, non sono quelle borgate completamente vuote. Però siamo in quella situazione, secondo me, in equilibrio ancora, che possiamo capire se attraverso un nuovo processo cambiare diciamo le sorti del paese, veramente farlo diventare qualcosa di diverso, oppure dall'altra parte lasciare che le cose siano così e un po' lasciarle andare effettivamente verso un po' una fine. Quindi il nostro obiettivo è effettivamente riabitare questo borgo attraverso, come dicevo prima, i temi dell'agricoltura, dell'abitare, anche della nuova impresa, perché è importante pensare ma quali tipi di imprese si possono sviluppare, perché mediamente quando parlo con gli abitanti di Grottolo, quando parliamo di nuove imprese andiamo sulle cose semplici, cioè un ristorante, un negozio, cioè non si possono immaginare altri tipi di imprese. Ad esempio la nostra è un'impresa e noi abbiamo sede nel centro storico, quindi effettivamente bisogna immaginare i centri piccolini anche come nuovi luoghi di produzione, se no non riusciremo mai a rispondere alla famosa domanda ma qua non c'è lavoro, che cosa si può fare? Bisogna veramente aiutare anche a immaginare delle nuove produzioni. E poi Andrea, sì, scusami, mi sono dimenticata, prego, di dire che tu sei un architetto, quindi hai guardato Grottolo dal punto di vista architettonico. Dai, di che cosa ti sei inventato, perché è spaziale, è wonder, veramente è wonder. E l'ultimo tema quindi è quello del turismo, e quindi nel 2018 abbiamo contattato Airbnb per immaginare insieme un progetto proprio per rilanciare il tema delle aree interne e dei piccoli borghi, e abbiamo inventato insieme questo tema, questo progetto che si chiama Italian Sabbatical, per cui abbiamo invitato per 3 mesi 5 volontari che volessero aiutarci a sviluppare dei progetti di comunità, quindi in fase di co-creazione naturalmente sull'asset del turismo, ed è stata quello che abbiamo scoperto, che c'erano 280.000 persone da tutto il mondo avere il desiderio di venire da noi. Naturalmente, quello che dico sempre, noi chiedevamo loro di dedicare 3 mesi sabbatici della loro vita per venire nel sud Italia. Quello che abbiamo scoperto di dato molto importante, che credo che sia utile poi per tutto il sud Italia, è che dagli Stati Uniti, appunto, Paola lo sa bene perché è quello che ci ha detto, e soprattutto dal Sud America ci sono tantissime persone interessate, oltre che allo stile di vita italiano, ma anche al tema del ritorno alle proprie radici. Ad esempio, un risultato positivissimo è che uno dei 5 partecipanti, che è Darrell, di New York, 62 anni, aveva scoperto un mese prima che noi lanciassimo la call che il suo nonno era di Grottolo. Quindi quando poi ha visto che era uscita questa call, lui stesso ha detto non ci posso credere, cioè tra tante cose proprio Grottolo lancia questa cosa. E da 2 mesi Darrell è diventato cittadino di Grottolo, ha comprato casa e adesso vive a Grottolo. Quindi sono tante veramente le storie che si possono instaurare. Naturalmente noi stessi, un po' come diceva anche Paolo, ci stiamo rimmaginando post-Covid, perché il Covid ha bloccato tutto quello che era il tema relazionale naturalmente, ma non ha bloccato la nostra creatività. Quindi in realtà tante sono le cose che stiamo immaginando. Tra l'altro mi piace anche invitarvi, perché dal 12 giugno al 1 novembre lanciamo una mostra sui risultati di un concorso internazionale che abbiamo lanciato anche là a livello globale, per ripensare la chiesa, che è un po' l'emblema, il simbolo di Grottolo. È una grande chiesa che tutti chiamano di Ruta,
In realtà è una chiesa caduta, nel senso che, scusate, è una chiesa incompleta. E il tema anche della mostra è proprio quello di dire: essere incompleti in questo momento storico non è più un difetto, ma è un pregio, perché ci apre a nuove opportunità. Quindi avere, diciamo, uno scheletro di una chiesa che non è completa, ma che possiamo mettere quel seme, quel effetto wonder, quell'immaginazione, è quello che un po' come Wonder Grotto le auguriamo un po' a tutti. E quindi vi invito a venire a Grottole, naturalmente, perché sarà un modo soprattutto per metterci in relazione, anche proprio per creare delle visioni insieme, perché l'obiettivo è quello di fare rete veramente e fare delle cose insieme. Ora, Andrea non l'ha detto, ma di la verità, come si pagava l'anno sabbatico? Le persone che venivano giù, cosa dovevano fare per Grottole? Perché questa è una cosa di cui io mi sono innamorata follemente, e quindi se tu non la dici io ci rimango male. No, allora le persone per venire a Grottole dovevano aiutarci nei progetti di comunità, che era veramente sviluppare progetti legati tipo all'orto urbano, che nessuno appunto c'era questo spazio verde, in paese che non veniva più utilizzato da decenni. Noi l'abbiamo rigenerato e bisogna coltivarlo insieme per essere un po' uno stimolo per la gente locale, ma al tempo stesso per accogliere anche chi veniva da fuori e partecipare insieme. In più abbiamo lavorato insieme su tutta la segnaletica del paese, anche per ridare un'identità, per raccontare quello che c'era nel paese. Poi naturalmente noi scambiavamo con loro tutte quelle che erano le competenze locali, quindi imparare a fare il miele, quindi lavorare con le api, naturalmente cucinare, imparare l'italiano, quindi tutte quelle competenze che fanno parte del patrimonio immateriale del paese di Grottole, ma che poi condividiamo con molti paesi un po' d'Italia. Che loro poi facevano storytelling. I numeri sono cresciuti esponenzialmente, certo, in un lasso di tempo piccolissimo. Grottole è famosa nel mondo, perché... Sì, il nostro è un esempio proprio di come attraverso un'iniziativa privata abbiamo permesso a un piccolo paese di posizionarsi a livello globale, cosa che noi diciamo sia con, non so, anche se ci fosse stato, non so, il MIBACT o l'APT, i classici enti che fanno anche promozione, non si sarebbe mai riuscito, perché quello che abbiamo fatto è stato veramente fuori dal normale e i numeri parlano chiari. Tuttora una cosa incredibile è che abbiamo mediamente 30-40 email al giorno di persone che vogliono venire a Grottole, ognuno di loro per motivi diversi. Però anche questo fatto di iniziare a chiacchierare, a parlare, a raccontare questa opportunità, veramente il paese di Grottole è uno dei vari casi, appunto ci sono anche tutte le altre storie come le vostre di altri paesini, però secondo me è veramente importante uscire un po' dalla retorica del paesino solo come luogo dove andare in vacanza. Questo qua è un po' una cosa che noi un po' vogliamo stravolgere, anche perché adesso appunto con il Covid c'è stata un po' questa retorica, ma invece sono luoghi dove è necessario e bisogna portare nuova produzione, perché se no il lavoro, la gente comunque continuerà ad andare via. E non vogliamo dei paesi che vengono solamente, diciamo, sfruttati dall'urbano, ma che si mettono veramente in forte connessione con l'urbano per creare questa connessione urbano-rurale e quindi veramente sostenersi a vicenda, perché quello che succede nel paesino non succede in città e viceversa. Esatto. E creare comunità, come diceva anche Paola, certo, e come tutti voi dimostrate. Sì. Perché sì, se c'è la comunità che poi sostiene, diventa sistema. E adesso saliamo dalla Basilicata, oppure ci spostiamo, non so, geograficamente decidete voi, andiamo in Campania, e andiamo da un'associazione, passiamo dagli storytelling, dalle nanotecnologie all'arte. Ha fatto l'associazione Risveglio, Dora Mosella, benvenuta. C'è il microfono da attivare. Ecco, grazie. Sì, grazie, buonasera. E loro hanno fatto di un problema un'opportunità grandissima di rigenerazione del borgo, di rigenerazione di vita e di altra possibilità. A te, Dora, benvenuta, grazie. Esattamente, Luigia, buonasera e grazie mille per questa opportunità che ci avete dato. Allora, io sì, sono Dora Mesolella e
Perdono. Non c'è problema, non ti preoccupare. Adoro mia sorella e insieme a mio marito Giovanni siamo stati promotori di un bellissimo progetto che ha rivalutato un borgo nell'Alto Casertano. In realtà il nostro progetto, io ho sentito attentamente quello che è stato detto dalle altre persone che come noi hanno voluto comunque rivalutare quei borghi che stavano morendo, che abbiamo in comune qualcosa. C'è appunto la voglia appunto di far rinascere e di aggregare le persone, ma il nostro progetto ha un qualcosa di particolare, che è quello che è stata proprio la capacità di trasformare un dolore in colore. Mi rivolgo, faccio un piccolo accenno appunto a quello che è accaduto nella nostra famiglia, quindi si ammala nostro figlio, noi vivevamo a Roma e eravamo appunto avviati dal punto di vista professionale, una delle città più belle del mondo, piena di arte ovviamente, però sentimmo l'esigenza di venire a Valogno, che è il paese di origine dei nostri genitori, e colorare questo dolore. E da lì è nato questo progetto. Ci siamo detti, perché non esterniamo anche fuori, insomma, la bellezza che noi abbiamo messo in pratica sulla facciata di casa nostra? E così è stato. Quindi il progetto è partito chiamando alcuni artisti, non soltanto locali, ma anche nazionali e intercontinentali, e abbiamo iniziato a far colorare queste pareti. Il progetto si chiama I colori del grigio. Inteso proprio come colorare il grigio della nostra anima, che nel nostro caso è appunto un dolore, ma poi un grigio rivolto un po' a tutti, no? Il grigio di una perdita che è trasversale a tutta l'umanità, ma è anche colorare il grigio delle pareti di cemento che sono state apportate su pareti di tufo molto antiche. Pertanto, in un borgo così antico, la modernità in un certo momento, diciamo, della storia ha fatto un po' da padrone. Quindi l'unica cosa che si poteva fare era creare proprio il gioco figura a sfondo con dei colori. E devo dire, Luigia, il progetto è stato veramente vincente. Io ho visto le foto, sono meravigliose, ma verrò, Cioè la minaccia per tutti voi è che se mi invitate poi io vengo, sul serio, siete avvertiti tutti. Quindi poi è un grande piacere, ovviamente. È bellissimo, quello che avete fatto è veramente meraviglioso, veramente. Grazie. Pertanto questo progetto è, diciamo tra virgolette, è nato un po' per caso, ma non per caso però ha coinvolto tutti gli abitanti del borgo, perché si sono messi in discussione e hanno dato il meglio di sé. E quindi fanno a gara chi tiene più pulito il proprio vicinato. Gli artisti locali di questi, ecco, alcuni artiste hanno realizzato dei murales, eccetera. Affrontando poi un argomento più ampio, abbiamo avuto anche l'università, la facoltà di architettura dell'Università Van Vitelli di Aversa, si è sensibilizzata. Sono stati realizzati 60 progetti da 88 ragazzi dell'università, dove la professoressa Cirillo è stata proprio la coordinatrice di questa cosa. Quindi è stato molto bello questo. Pensare che Valogno possa rappresentare davvero il volano per una nuova vita, e questo è molto molto bello. Inoltre, in 4 anni, che è il periodo in cui noi da Roma siamo venuti a vivere a Valogno, abbiamo avuto una presenza massiccia di visitatori, tutti coloro che sono sensibili al turismo esperienziale. Che cos'è? Noi lo consideriamo come una forma di turismo in base alla quale noi facciamo delle passeggiate condivise con coloro che vengono a trovarci, perché coloro che vengono a trovarci non sono turisti, ma sono degli amici, dei visitatori. Quindi creiamo proprio questa sorta di aggregazione e le persone si sentono a casa quando vengono con noi. Viviamo una giornata insieme, a volte anche di più, e vengono a creare proprio delle relazioni di affetto e di amicizia con queste persone. Tant'è vero che molte ritornano, quindi questo è molto bello. Una cosa che mi piacerebbe, ecco, appunto condividere è che questo è stato un progetto sostenibile, ci siamo impegnati noi dal punto di vista economico ad affrontarlo, perché abbiamo pensato che Valogno avesse bisogno di
questo, diciamo, di questa linfa vitale per poter rinascere, per poter risvegliarsi, appunto, come hai detto inizialmente te. E abbiamo fatto bene in tutto ciò. I murales riguardano vari temi e si parla di resilienza, così come ha fatto accenno anche l'onorevole all'inizio, che appunto la forza e la capacità di non abbattersi mai dinanzi alle avversità della vita. E non a caso è stata realizzata Frida Kahlo. Poi appunto ovviamente l'invito di venire a trovarci è esteso a tutti voi, sarebbe un grande onore e piacere avervi qui a Valogno. Per dare maggiore accoglienza alle persone stiamo aprendo un bed and breakfast che si chiama Arrivedere le Stelle. Arrivedere le Stelle, capite bene che è un appunto un nome che abbiamo voluto dare anche in segno appunto di speranza, una speranza che fa riferimento a tutto ciò che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi ultimi l'anno dantesco, poi mi sembra la cosa opportunissima. Assolutamente, riferimento agli 800, cioè appunto agli 800 anni della Dante. E poi apriremo anche un salotto letterario, sempre come punto di aggregazione. Quindi, come potete intuire, noi puntiamo proprio sul fatto dell'accoglienza, su questa voglia di stare insieme, perché oggigiorno, per vari motivi, tutto questo si è un pochino assopito, si è perso, no? Le relazioni interpersonali non sono molto sentite così come lo erano una volta e noi vogliamo recuperare le belle abitudini, pertanto ci stiamo impegnando affinché ciò accada. Grazie mille, è bellissimo. Vi invito ad andare a vedere le foto e ad andare a Valogno, perché è un'esperienza veramente molto bella per l'anima, devo dire. Grazie, sei brava, assolutamente. Sì, fa bene al cuore. Almeno io l'ho vissuta così e dall'esterno, figuriamoci quando vengo, sarà un disastro, ma va bene. Grazie, ti aspettiamo, grazie mille, grazie. Grazie a te. Adesso stoppiamo un attimo questi racconti, perché da tutto quello che abbiamo sentito, Giulia, hai sentito quante storie ci sono nelle nostre aree interne. Giulia è ricercatrice di un istituto che è il GSSI, cioè l'Istituto di Scienze Sociali del Gran Sasso, è un'eccellenza assoluta nel mondo, di cui da abruzzese io vado molto fiera, e lei è particolarmente esperta nelle aree interne e ha, sistematizzato tutta una serie di dati che provengono e che le vostre storie in qualche maniera confermano, ma anche no, perché anche ci sono degli altri dati che Giulia ha che un pochino sono diversi dalle realtà che voi ci state descrivendo. A te, benvenuta. Buonasera e grazie per l'invito, grazie a NED per l'organizzazione di questo evento. Sì, io sono dottoranda al Gran Sasso Institute all'Aquila e quindi vivo metà a Roma e metà all'Aquila e tra l'altro mi occupo di aree interne ormai da diversi anni. Abbiamo parlato oggi di riabitare, del futuro delle aree interne. E come appunto si può, no? Cosa può essere fatto per favorire anche il ripopolamento? E si è parlato anche di fondi europei, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il pilastro, diciamo, delle risorse EU è Next Generation EU per la ripresa. Un piano, proprio un fondo che guarda alle nuove generazioni. Ecco, nel caso delle aree interne, per il futuro delle aree interne, guardare alle nuove generazioni è fondamentale. Quello che io ho visto in questi anni, in questi ultimi anni, girando le aree interne, è che proprio i progetti, i singoli progetti, come le realtà che sono state raccontate poco fa, oggi, sono in grado di cambiare proprio il destino, il futuro di un luogo. Sono proprio le singole persone che cambiano le possibilità di questi territori e disegnano un nuovo futuro, una nuova narrazione che esce un po' dalle narrazioni classiche delle aree interne come depresse. Ecco, bisogna lavorare affinché proprio vengano promosse e emergano queste nuove narrazioni, questi nuovi progetti. Mi è capitato... la settimana scorsa sono stata in Molise per lavoro e abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi, di giovani ragazzi, quindi diciamo vi do questa altra ulteriore esperienza proprio per confermare che queste sono storie reali e diciamo in tutta Italia succedono, accadono. Dei ragazzi che tra l'altro non vivono più a Carpinone,
in Molise, ma vivono tra diverse città, perché ormai appunto i giovani non è che sono stanziali, le nuove generazioni, sono abitanti che vivono, sono ubiqui, che vivono in più luoghi. E la cosa interessante è che proprio questi ragazzi, rivalutando, costruendo, rimettendo appunto in sesto un percorso per arrivare alle cascate di questo, che ci sono in questo comune, sono riusciti a creare un circolo virtuoso, anche coinvolgendo gli abitanti e stimolando il turismo. Adesso stanno aprendo B&B, ecco, quindi da una piccolissima esperienza indipendente, proprio da 2 o 3 ragazzi, diciamo che è completamente cambiato lo scenario di questo paese. È stato bellissimo vedere anche delle persone, gli anziani, che pulivano il vialetto, mettevano i fiori per i turisti, proprio perché passavano lì, adesso passano lì i turisti per arrivare a queste cascate che sono state ravvivate, diciamo ripulite, sono stati creati questi percorsi turistici segnalati. Io però mi occupo, come diceva Luigia poco fa, mi occupo di aree interne, faccio ricerca su aree interne con il Grand Sassosa Institute e mi occupo anche di un nuovo progetto del Comitato Tecnico Aree Interne, ovvero della Strategia Nazionale per le Aree Interne, che si chiama Officina Giovani Aree Interne. Inizierei col dire che appunto lavorando sia dal punto di vista scientifico che proprio nelle politiche, nella pratica per le aree interne, con i giovani, sui giovani, emerge proprio diciamo un quadro completamente diverso dalla narrazione che si vuole far, che appunto la solita narrazione dei giovani che vogliono andare via. Ecco, vi do qualche dato: i giovani vogliono restare. Circa il 70% degli intervistati dall'indagine Giovani Dentro, promossa da Riabitare l'Italia, il Grand Sassosa Institute è uno dei partner di ricerca. Proprio il 70%, circa il 70% dei giovani intervistati, su un campione di 1000 giovani under 40 in tutta Italia, vuole rimanere nel proprio territorio, nelle aree interne. E questo è un dato molto interessante. In particolare, diciamo che circa oltre il 50% vuole rimanere convintamente, pensando di progettare lì il proprio futuro, e la restante parte chiaramente pensa di rimanere nel territorio perché comunque ha difficoltà ad andare via. Però comunque, in ogni caso, parliamo di un 70% di persone che vogliono rimanere, e sono la cosa interessante anche che sconvolge una visione classica, retorica, di questi territori, che chi rimane, chi non trova di meglio. Ecco, dai dati emerge tutt'altro, emerge che i giovani delle aree interne sono giovani che hanno un alto grado di formazione, continuano a formarsi, sono giovani istruiti, sono giovani occupati, circa il 70% è occupato, ha un lavoro a tempo indeterminato, e circa la metà fanno l'università, hanno fatto studi universitari, e sempre, diciamo, quasi il 50% degli intervistati è andato in altre città in Italia o all'estero per motivi di lavoro, per stage o tirocini, e quindi sono tornati. Sono persone che rimangono anche convintamente, con un potenziale di capitale umano non banale, di cui le aree interne sono dotate, e quindi possono appunto sfruttare, tra virgolette, anche per il futuro. E su questo bisogna riflettere anche alla luce dei nuovi fondi. Sono persone appunto, però un dato diciamo un po' sconcertante è quello che evidenzia un po' che quasi circa la metà dei giovani che vogliono rimanere in questi territori non conosce le opportunità europee. Ecco, questo è un tema è un tema molto importante su cui io mi concentrerò, perché la ricerca non è finita, Giovani Dentro, ma sta proseguendo e terminerà a luglio. Avremo anche possibilità di fare approfondimenti, focus qualitativi, focus group sui territori e interviste qualitative, su cui poi io andrò proprio a investigare quali sono le barriere, come l'Europa può favorire opportunità in questi territori proprio più ai margini. Perché appunto questa è una questione di democrazia, come diceva l'onorevole: assicurare tutte le opportunità ai giovani che vivono nei territori del margine e ai giovani che vivono nelle città è fondamentale per il futuro, ma è una questione di democrazia, e è la stessa Costituzione a garantirlo. Ecco, poi bisogna pensare che
è importante. Questo, no, ti interrompo solo per dirti che non so se Malcomune è mezzo gaudio, poi quando arriverà Marco Bussone, se si paragonano i tre PNRR di Francia, Spagna e Italia, questo problema nelle aree interne del garantire gli stessi servizi, le stesse opportunità, la democrazia, c'è in tutta questa nostra Europa del Sud. Quindi il problema è europeo, ci sono tante cose che si possono fare con i finanziamenti europei e se ti volevo dire che NED fa parte di Officina Giovani di Aree Interne, se hai bisogno di aiuto siamo qua, facciamo questo e siamo a disposizione anche per te. Quindi grazie mille. Io tornerei alle storie, darei la parola a Pietro, adesso sbaglio tutti i nomi, Curatola, detto bene? Pietro, dimmi, aiutami. Benissimo, benissimo, non ci sono problemi. Torniamo al sud del sud, cioè andiamo in Calabria, perché, e questo è anche per Giulia, può essere interessante, loro hanno pensato insieme a Paola e a Guerino Nistico un modo diverso di far abitare i territori del sud, servizi diversi, creando quello che hanno chiamato progetto SWAP Poliborgo, che ha tante iniziative, però Pietro vai, ti lascio la parola. Sì, io voglio chiedere, perdonami Luigi, Luigia, scusa in anticipo, perché alle 19.45 sì, devo abbandonare. Lo so, no, ecco, vai tranquillo. E non voglio risultare scorretto e maleducato nei confronti di tutti. Perché sono state cose interessantissime e comunque grazie dell'invito. Ed evito, perché avete portato solo colore fino adesso, di soffermarmi sulle questioni Invitalia e legge proposta dal senatore. Mi sarebbe piaciuto fare un po' di domande su queste cose. Ma lo rinvitiamo ecco, e poi lo mettiamo sotto torchio. Perché alla fine bisogna anche smetterla di dire questi fondi che non spendiamo, quando poi sappiamo benissimo che i risultati delle intercettazioni dei fondi a spesa a fondi a gestione diretta sono completamente diversi da quelli a gestione indiretta. Le statistiche purtroppo parlano chiaro, tant'è vero che adesso in tutta corsa prima del PNRR si cerca di fare un bando per giovani preparati che dovrebbero venire a sostenere le regioni del sud in questo processo, e mi sembra un'affermazione, una conferma dell'inefficienza e dell'impreparazione di molti tecnici che occupano gli uffici dei nostri comuni. Evitiamo però queste cose qua, perché è giusto parlare di cose belle. Ripeto, ringrazio. SWAP è l'acronimo di Smart Workers Attori Protagonisti. Abbiamo voluto, si inserisce in una cornice però proprio di politiche dal basso, per cui un gruppo di cittadini ha proposto a diversi comuni dell'area del Ionico Catanzarese un patto di visione verso l'innovazione culturale come misura antispopolamento. La convinzione è semplice: l'Europa, parlando di framework appunto europeo, ci dice di portare sostenibilità negli sviluppi di crescita, nella crescita e nello sviluppo. Fare questo vuol dire un cambio di mentalità, e per cambiare mentalità c'è bisogno di tutta la società, c'è bisogno di tutti. Quindi Poliborgo, così è denominato questo patto di visione che abbiamo proposto ai vari comuni, cerca di proporre programmazione e progettualità a questi comuni. L'iniziativa, in particolare SWAP, ripeto, Smart Workers Attori Protagonisti, il termine lo dice già, cerchiamo di intercettare questo fenomeno che è veramente la contingenza pandemica ha messo in evidenza più del solito. I numeri sono enormi e ci siamo detti: ma perché non cercare di capire quali sono le esigenze di queste risorse che in questo momento storico stanno proprio ripopolando i nostri borghi e le nostre aree? E quindi abbiamo iniziato questo processo da una serie di appuntamenti che abbiamo chiamato Swap Café, per renderli anche
un po' per dare un po' di spensieratezza in un periodo che, ripeto, ha bisogno di tanto colore e non di parlare sempre solo dei problemi, e cercare di metterle in rete queste risorse che torno, facendo degli incontri come questo, interessantissimo, quindi rinnovo i complimenti, per cercare di capire e di portare esperienze e dare fiducia, quindi far capire che restare e ripopolare i nostri borghi vuol dire poter soddisfare e la propria vita personale che professionale. Siamo riusciti a strappare delle promesse dai comuni firmatari, cioè abbiamo chiesto di creare degli swap center nei borghi coinvolti, ovvero dei centri di co-creazione, di co-working, di spazi in cui seminare, disseminare, contaminare e insomma cercare di influenzarsi a vicenda positivamente, e dare anche ovviamente degli spazi di lavoro a persone che decidono di rientrare e magari causa digital divide o assenza di servizi o altre cose del genere trovano difficile poter restare a fare un'esperienza anche di 2 o 3 mesi nel borgo per la mancanza anche semplicemente di spazi dove poter lavorare. Queste swap poi abbiamo anche strutturato una convenzione con l'Università Magna Grecia di Catanzaro, per cui nel prossimo incontro del 28 maggio ci sarà una docente esperta che ci farà compagnia e ci parlerà di tematiche molto 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 carine e interessanti, e partirà poi una ricerca da parte di suoi studenti dell'università proprio per un po' come ha splendidamente ha esposto dei numeri chi mi ha preceduto, cercare anche di tirar fuori dei numeri e capire anche attraverso interviste e indagini quali sono le vere esigenze e come fare realmente a mettere insieme le persone, gli smart workers che ritornano, che sono rientrati qua nel nostro comprensorio. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi. Io poi vuol dire che insomma posso anche portarmi la famiglia e rimanere 2 o 3 mesi in giro per la Calabria e sarò sempre connessa. Paola, posso venire anche da te? Oltre che da Pietro? Dici a Gagliato? No, dicevo a Paola Italia, di qua, c'è un'altra Paola. Stavo accendendo il microfono. Allora, sicuramente perché tra le altre cose Pietro vive a Satriano, Marina, no? Mentre io a Chiaravalle Centrale. Avete fatto rete? Io questo volevo che tu evidenziassi. Ma speriamo di sì, diciamo che la cosa è ancora in embrione, vero? Però io premetto una cosa, sto sostituendo l'assessore alla cultura del comune di Chiaravalle Centrale. Io sono la presidente facente funzioni della consulta della cultura. Interpellata Pina Ricci. Che la ringraziamo, esatto, la Rizzo che vi saluta tantissimo, interpellata proprio da lei, perché comunque come consulta della cultura stiamo lavorando insieme già da 4 anni, da quando si è insediata questa amministrazione comunale, e abbiamo realizzato tante belle cose, per cui quando lei mi ha parlato di questo progetto mi ha detto se la consulta della cultura avesse voglia di partecipare, di promuovere questo progetto nella nostra comunità, ovviamente siamo stati d'accordo, ben disposti. Per cui scusa se ti interrompo per far capire, per capire io, quindi comuni più consulta della cultura più associazionismo. Più associazionismo, esatto, anche perché per fare rete c'è bisogno comunque che ci sia una quantità di persone che hanno voglia di lavorare e di fare appunto rete. Io penso e spero che si possa avere l'apporto di tanti giovani, perché comunque il grande problema delle nostre zone è quello che per tanti anni i giovani sono andati a studiare fuori,
E una volta che sono partiti, difficilmente poi sono rientrati. Io posso fare l'esperienza, posso parlare anche per esperienza personale, perché tutti i miei compagni di scuola, per la maggior parte, sono chi a Firenze, chi a Bologna, chi a Roma. Io ho avuto la fortuna di poter studiare nella mia terra e di rimanere. E la cosa che mi è piaciuta moltissimo anche di questo incontro, e scusa tanto se adesso esco fuori un pochettino Ci mancherebbe. dalla domanda che mi hai fatto, è molto interessante vedere come, soprattutto Paola, la mia omonima Omonima, della omonima. Nanno Gagliato, che io conosco molto bene questa realtà, in quanto da quando è nata io portavo mia figlia piccolina alla Nano Piccola, e oggi mia Ah. figlia. Oggi mia figlia è una studente di ingegneria informatica e biomedica Ecco. Guarda, all'Università Magna Grecia. grazie per averlo detto, perché noi in Italia abbiamo un grande problema con le materie STEM e con le donne, no? Invece Esatto. Gagliato dimostra che è cool essere una scienziata. Giulia è una Sì, donna di Paola, scienza. sono contentissima, ho È il verissimo. cuore grande così. Guarda, ci Vedi tenevo la tanto a dirlo rete, vedi la perché rete cosa fa? quando parlavi, io dentro di me ricordavo quando era piccolina e tornava con le magliette, ancora ce le ha, con gli autografi degli scienziati. Quindi, Incredibile. e poi oggi. Scrivimi che ci sentiamo anche prima. Vogliamo avere la tua ragazza che parla ai nostri ragazzi di Ano Piccola, mi raccomando, Senz'altro, quest'anno. senz'altro, quando ci Scrivimi. sarete verremo a trovarvi. E lei adesso è praticamente al terzo anno di università, sta concludendo, insomma, il suo percorso qui. E io spero, guarda, veramente che abbia la possibilità di rimanerci, quindi Sì, creare le condizioni sfatiamo questo affinché. mito che si debba per forza andare via. Sfatiamo questo Esatto. mito, Ma sfatiamo per questo. questo è importante creare le condizioni per poter rimanere, iniziare dal piccolo e poi pian pianino costruire tassello per tassello un qualcosa di più grande. Per Grazie mille. cui noi siamo a Chiaravalle Centrale, Sì. che è un comune dell'entroterra ionico, diciamo, con tante belle cose anche da Voi vedere siete la da fare. dimostrazione che non bisogna che comuni, valli, fiumi, montagne possano essere superati. Quindi sono tutte Assolutamente sì. scuse. Luigia, perdonami, ci tengo solo ad aggiungere una piccola cosa anche per buon augurio e buon auspicio. È nato proprio di recente un altro progetto all'interno del patto di visione Poliborgo che si chiama Bond, Borghi on Demand. James Bond. Il claim è 007 perché zero emissioni, zero esclusioni, si parla di inclusione sociale, di mobilità sostenibile e sette partner. Questi È partner, bellissima questa cosa, gli stessi comuni bellissima. firmatari del patto di visione, che quindi continua nell'ottica della progettualità, nell'ottica rendere attrattivi i borghi andando verso quello che a livello europeo il Green Deal ci chiede, ma che noi che parliamo magari di tematiche europee seguiamo ormai dal fallimento di Lisbona, dal fallimento di Ma Europa allora 2020. Pietro, io adesso non voglio, no, non Quindi. abbiamo tempo perché sennò poi monopolizziamo la cosa. L'Italia aveva una legge sul Green Deal molto prima che l'Europa lo scoprisse, quindi in realtà ci sono tutti gli strumenti, come sempre, li dobbiamo applicare. Però secondo me questa pandemia ci ha dato l'idea che dobbiamo metterci insieme, mentre prima magari ognuno pensava fare da sé faccio meglio, invece fare da sé non porta da nessuna parte, il gruppo vince sempre, secondo me. Io vi ringrazio moltissimo anche per questo legame tra Paola e Paola, è meraviglioso. E dovremmo tornare a parlare di 007, ma succede sempre così con i nostri comuni. Cominciamo e non finiremmo più. Io però adesso, diciamo, un pezzo di cuore ce lo metto perché sono abruzzese e quindi do la parola al nostro comune di rappresentanza dell'Abruzzo, il sindaco Enzo Di Natale di Aielli. Aielli d'ora ha fatto un processo, diciamo, come il tuo, ma diciamo facendolo diventare un sistema diverso. Non dico niente, do la parola al sindaco Enzo Di Natale, benvenuto in NED. Il microfono. Ciao, un Eccoci. saluto a Ciao, tutti. buonasera, benvenuto. Grazie per l'invito. È stato veramente interessante ascoltare tutte le esperienze. Qualcuna la conoscevo, qualcuna no, e quelle che non conoscevo mi hanno fatto pensare ad altri
diciamo, realtà simili. Quello che è stato fatto a Gagliato con la nanoscienza mi fa pensare a Pollica, in provincia di Salerno. Lì fecero più o meno la stessa cosa, però con la dieta mediterranea, quando Ansel Keys negli anni 60 si trasferì lì, lui per primo, e poi ci portò tantissimi scienziati americani che studiavano le abitudini alimentari di quel pezzo di campagna, e poi sappiamo tutti come andava a finire, no? Con la dieta mediterranea, che poi è diventata patrimonio mondiale dell'UNESCO grazie al lavoro di Angelo Vassallo, e con tutto ciò che ne è nato da allora, no? In termini di crescita di quell'idea che ebbero negli anni 60. E quindi, oltre al fatto di essere mici, penso che siano anche semi, no? Che vengono gettati nei nostri territori e poi hanno un loro decorso che può portare a mille sviluppi anche lontani nel tempo. Se pensiamo appunto a Pollica, quello che fecero negli anni 60, che è più o meno simile a quello che stanno facendo adesso a Gagliato, ha avuto uno sviluppo a distanza di 60 anni che è andato oltre ovviamente ogni aspetto con Pollica, e quindi abbiamo, diciamo, una conoscenza importante del territorio. Noi a Ielli abbiamo fatto quello che hanno fatto a Valogno con i murales, quello che hanno fatto in tantissimi altri paesi, cioè hanno chiesto aiuto all'arte per provare a far rinascere, diciamo, a contrastare, no, tutti i problemi che i piccoli comuni hanno, che non sto qui ad elencarvi, i comuni del centro-sud, dell'area interna, che li conosciamo benissimo purtroppo. Poi c'è qualcosa che accomuna tanti piccoli borghi del centro-sud e che ci separa e contraddistingue da tanti borghi del centro-nord, cioè purtroppo, almeno parlo per esperienza diretta, sono borghi che non hanno mai avuto un piano colore dagli anni 50 in poi, e quindi non c'è stata, diciamo, una conservazione di quello del patrimonio storico, architettonico e urbanistico, soprattutto in termini, no, di materiali, e questo ovviamente a noi ci ha agevolato, perché avere, diciamo, pareti intonacate di bianco all'interno di un borgo è stato più semplice intervenire. Non so se avessi avuto un borgo, se avessi amministrato un borgo della Val d'Orcia, non so se sarei mai riuscito a fare quello che ho fatto. Sarebbe stato un po' più bloccante. Anche, come ti è venuta l'idea, Enzo? Perché lo diamo per scontato, però non è scontato che tutti sappiano. Anche di Aielli, andate a vedere le foto, è meravigliosa, veramente. Ci è venuta perché conoscevamo, ecco, delle esperienze di altri paesi. Quello che abbiamo fatto è abbiamo provato a declinarlo, una declinazione diversa, una caratterizzazione diversa. Abbiamo dato un'identità al discorso dei murales, perché gli abbiamo dato un tema innanzitutto, che sono le stelle, perché il motivo diciamo iniziale era quello di creare un percorso di interesse attorno al nostro osservatorio astronomico, perché abbiamo un osservatorio astronomico all'interno di una torre medievale e quindi volevamo ricreare interesse. Abbiamo cominciato a fare dei murales a tema stelle, abbiamo trovato un nome che anche a livello, diciamo, di marketing territoriale è stato un successo, Borgo Universo, quindi abbiamo anche cambiato, tra virgolette, connotati al borgo, e grazie ad alcune scelte coraggiose che abbiamo fatto, cioè anche lì abbiamo declinato l'arte sposandola con la letteratura, quindi abbiamo scritto su parete un romanzo che è Fontamara, e abbiamo saputo e scoperto che non era mai stato fatto in Italia, quindi non c'era un posto in cui si poteva leggere un romanzo intero su parete. Noi l'abbiamo fatto, con la Costituzione italiana, e anche lì abbiamo attivato tutta una serie di percorsi scolastici, e quindi abbiamo preso altre strade che abbiamo coltivato, e quindi questo, unito al fatto di essere riusciti a mettere attorno a questo progetto tanti giovani che nel frattempo se ne erano andati da Ielli, quindi attorno a questo progetto lavorano, ci hanno lavorato persone che non stanno da Ielli, ma che lavorano a Milano, a Londra, in Lussemburgo, ad Amburgo, persone che avevano un know-how importante in termini di comunicazione, tutti di Ielli però, e siamo riusciti, diciamo, a
a ingranare sui social. Alcuni murales sono diventati una location importante per i selfie, ma anche per video shooting fotografici, video musicali. Domani viene l'ultimo esempio: domani riceviamo un agente pubblicitario che cura un noto marchio di un calciatore italiano che ha scelto il nostro murales di Okuda per fare per lanciare una nuova campagna di abbigliamento, e quindi siamo riusciti a diventare virali e abbiamo popolato i social, sia Instagram che Facebook. Il risultato è stato ovviamente una crescita esponenziale del turismo. Siamo passati da qualche centinaia di turisti nel 2016 a 100.000 turisti lo scorso anno. Sono nati Bed and Breakfast, stanno nascendo proprio in questo momento, stanno costruendo due aree camper. Siamo stati invasi da camperisti, mototuristi. Abbiamo fatto numeri importanti e continuiamo così. Certo, abbiamo investito comunque, perché abbiamo destinato una quota importante del nostro bilancio sull'arte. Bravo, perché bisogna poi dire come. Diciamo, non ho avuto la fortuna di avere l'esperienza di Gagliato o di Santo Stefano di Sessagno o di altre esperienze che abbiamo visto. Imprenditori esterni, della comunità. Esatto. Imprenditori esterni, anzi, estendo l'invito, se volete, Aielli è aperto alle vostre idee, però ecco, non abbiamo avuto quella fortuna, abbiamo dovuto investire fondi di bilancio solo ed esclusivamente nel bilancio comunale, perché ad oggi purtroppo non ci ha aiutato nessun altro, però abbiamo investito non meno di 50-60 mila euro l'anno sull'arte. Questo anche per rispondere a Pietro: è vero che nel sud c'è un'amministrazione scarsa e che ha bisogno di essere rimpolpata, ma ci sono delle eccellenze e dei sindaci che possono essere considerati eroi quotidiani. Noi abbiamo con noi, ci sta ascoltando, quindi lo salutiamo, ma ci sono anche presenze qui di Castel del Giudice, che è un altro borgo famoso nel mondo per aver messo a sistema l'amministrazione. Abbiamo Portocannone, che è in dissesto e dal sindaco è stato portato, cioè ci sono sindaci che, se cominciamo a metterli in rete, possono anche fare la differenza su come si deve essere un buon amministratore, perché le cose si possono fare e si possono replicare. Enzo è uno di questi, infatti. Grazie. Enzo, aiutiamo anche noi, veniamo anche noi ad Aielli. Grazie, quando volete. Sei qui dietro l'angolo per me, ovviamente. Sì, grazie, vi aspetto qui quando volete. Ovviamente sì. E peraltro Enzo non lo dice, lo dico io, secondo me verrà rieletto a vita, perché... L'anno scorso. Ha un plebiscito bulgaro, quando viene, diventa una cosa quasi imbarazzante, vero Enzo? L'anno scorso abbiamo rinnovato il consiglio, senza, quasi all'unanimità abbiamo rinnovato col 97%, quindi vabbè, abbiamo fatto un miracolo. Quindi vuol dire che le cose buone portano cose buone. Sì, diciamo, portano anche consenso, ovviamente, quando riesci a raggiungere l'obiettivo. Peppino Impastato diceva: la bellezza ci salverà tutti. Esatto. E voi siete degli esempi che si può fare, si può fare. Esatto. Io passo la parola, dall'Abruzzo andiamo in Molise, perché ho citato Castel del Giudice, ma c'è anche Macchia Godena, che ha fatto di una proposta turistica una cosa bellissima: portami un libro, ti regalo il soggiorno. Quindi la cultura al centro. Peraltro il mese di maggio è il mese della lettura, ogni sabato vengono fatti dei convivi letterari e quindi su questo Macchia Godena ne ha fatto un sistema di nuovo turismo, nuova modalità di crescita. Sindaco, non le rubo oltre la parola. Grazie di essere qua, al sindaco Felice Ciccone. Grazie a voi, buonasera a tutti. È un piacere confrontarmi con tanti colleghi che hanno chiesto un aiuto all'arte. Io ho provato a farlo alla cultura. Cosa stiamo provando a fare? In effetti, lo dicevano anche prima, è un tentativo di resistenza, provare a resistere. Lo spettro che abbiamo tutti è quello dello spopolamento, e dobbiamo pur inventarci qualcosa per cercare di resistere. Noi, Macchia Godena, siamo sede nazionale di un network che si chiama Borghi della Lettura, che promuove la cultura e la lettura in primo piano.
Da qui l'idea di legare tutte le nostre attività al mondo del libro. Abbiamo iniziato qualche anno fa realizzando due vere e proprie biblioteche all'aperto, dove si possono scambiare libri, si possono leggere libri, si possono portare dei libri, come diciamo noi, si possono anche rubare i libri se il furto è motivato dalla voglia di leggere. Quest'anno, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, abbiamo arricchito queste piazzette della lettura con delle panchine letterarie, con delle panchine a forma di libro, due delle quali proprio dedicate a Dante, e nasce da Macchiacodano un progetto che la Divina Commedia in 100 borghi, che porta la Divina Commedia attraverso un attore teatrale in 100 borghi d'Italia, borghi anche importanti, borghi come Amatrice, come Norcia, come Scampia, come Corleone, Arquata del Tronto, Biccari, quindi anche borghi dove per la loro storia, per la loro cultura, per la loro tradizione c'è voglia di partire, quindi di dare al viaggio di Dante anche un significato allegorico, cioè anche un viaggio di una vera e propria ripartenza. Da ultimo il progetto, oltre quello per l'evento del mese, con il quale ogni mese promuoviamo dei libri, delle presentazioni dei libri, il mese di maggio l'abbiamo dedicato ai libri, e il 29 di maggio, il prossimo 29, verrà a Macchiacodano l'ex ministro dei beni culturali Massimo Brai, attuale direttore della Treccani, proprio per presentare un suo libro. E collegato a questo progetto ci siamo inventati il discorso del progetto, che noi pensavamo fosse qualcosa così riservato a qualche amico: portami un libro e ti regalo l'anima. Se non che questo progetto ha richiamato l'attenzione dei media nazionali, quindi TV, dalla Rai, Sky, poi il Messaggero, la Repubblica, e in effetti c'è un po' esploso in mano questo progettino, nel senso che nel giro di qualche giorno, non più di una settimana, abbiamo avuto oltre 3.000 richieste di pernottamento qui a Macchiacodano. Abbiamo messo una data, pensando di non arrivare al numero delle vacanze che abbiamo messo a disposizione, quindi 100 vacanze, se non che, ripeto, stiamo ogni giorno a contare centinaia di persone che vogliono venire a trascorrere la vacanza qui a Macchiacodano. È un bel progetto che è stato apprezzato sia dalla stampa, sia dalla gente, sia dal mondo della cultura e del libro, proprio perché c'è voglia di cultura, c'è necessità di cultura. E cosa prevede il progetto? Molto, molto, molto semplice. È un progetto, tra l'altro, sostenibile, perché non comporta dei costi, a differenza dei progetti che diceva il collega sindaco precedentemente. Il nostro progetto non ha costi. Il comune, rispetto a questo progetto, spende zero, perché la vacanza è offerta tra virgolette dalle strutture ricettive che abbiamo sul territorio, quindi B&B e agriturismi. Prevede appunto il pernottamento gratuito per 4 persone o per 3, a secondo se si sceglie di venire a Macchiacodano la prima parte della settimana, da lunedì a giovedì, o la seconda parte venerdì, sabato e domenica. Le prime due persone del gruppo familiare che viene non paga il pernottamento, mentre le altre 2, 3, 4, 5 pagano. Questo significa che il nucleo familiare di 4 persone avrà una riduzione del costo della vacanza per le prime 2 persone, e con l'altra si crea quella possibilità di finanziare il progetto.
Questo D'accordo. Progetto. Scusi, una domanda, ma poi con questi libri che ci fate? Adesso per il riuso, per l'economia circolare, per la green economy, per questo lo voglio sapere. Uno spazio dedicato ai libri, perché poi quando vengono ci devono dire perché hanno scelto quel libro, quindi ci devono fare una dedica, perché hanno scelto quel libro e poi ci devono raccontare quando se ne vanno in maniera più libera possibile, quindi magari con un post-it, con una frase, con un messaggio, ma anche con una stretta di mano, con un sorriso, le emozioni che hanno vissuto qui a Macchiacosa, emozioni che poi andranno a confluire in un libro di raccolta di emozioni, non dei turisti, come diceva una collega precedentemente, ma di visitatori, di cittadini provvisori che abbiamo qui per qualche giorno. I libri saranno poi depositati, archiviati, con la possibilità di arricchire giorno per giorno la piazzetta della lettura, le due piazzette della lettura con nuovi libri. Idea molto, molto, molto semplice. Abbiamo già quantificato che non solo non c'è un costo da parte dell'ente, ma c'è un ritorno minimo quantificato in termini di pernottamenti che verranno pagati, di pasti che verranno somministrati, di colazione che verranno somministrate, c'è un ritorno già calcolato in termini economici intorno a 150.000 euro. Tenete presente che Macchiacosa è un paesino di 1.600 abitanti e che l'introito di 150.000 euro aumenterebbe il PIL del 20% circa. Stiamo pensando di mettere a regime il progetto e di considerare questa offerta valida per tutto l'anno e non solo per un arco di tempo. Sindaco, io ho una biblioteca personale di 5.000 volumi, mi fa cittadino onorario se vengo. Quindi la faccia sì, sì, sì. Se viene qui con 5.000 volumi la terremo qui sequestrata per tutto. E poi devo fare la dedica a tutto e spiegare perché li ho portati, è bellissimo, è un nuovo lavoro. Sì. Ho portato la biblioteca perché dovevo rinnovare casa, questo già va esatto. Bene. Così facciamo una cosa comune. Grazie poi mille. Abbiamo fatto una scheda di adesione, cioè una richiesta di informazione e abbiamo scoperto che ogni turista che viene a Macchiacosa poi vuole comprare i vari prodotti tipici, vuole comprare il pane, vuole portare gli insaccati, vuole portare via il tartufo, vuole portare... È un volano che si innesca ovviamente, è una scoperta e quindi... Ieri sera abbiamo fatto il primo incontro con le attività commerciali, con le attività di ristorazione, pernottamento, la settimana prossima dobbiamo allargare il giro alle associazioni culturali, sportive, ricreative, fino ad allargare il giro a tutta la comunità, perché poi c'è bisogno per ospitare 3.000 persone in un paesino che solitamente ne vede arrivare 100-200, c'è bisogno di organizzare anche la comunità, perché come tutti quelli del sud, quando viene gente a trovarci siamo accoglienti per natura, dobbiamo metterlo come slogan, è il nostro genius loci. Esatto, il nostro genius loci, bravissimo. E questo è il nostro genius loci. E anche lei, sindaco, adesso Pietro è andato via, ma è la dimostrazione che una pubblica amministrazione competente, visionaria, in alcuni casi esiste e bisogna che emerga. Io la ringrazio moltissimo e la minaccia è che vengo con tutta la biblioteca, questa è una certezza, se si scriva questa cosa. E le faccio ascoltare l'ultima testimonianza che abbiamo, è Guerino Nicolò. Io provo ad ascoltare, però mi devo trasformare. Se deve andare, mi devo trasformare in dottor Jack, perché faccio da dottor Jack a Mr. Hyde, perché devo fare un'aggiunta alle 8 e quindi da dottor Jack sarò costretto a fare un'aggiunta. Aspetto allora non la invidiamo per niente e le auguriamo una... La telefonata del segretario, poi sarò costretto a... Va bene. La ringraziamo moltissimo. Grazie a voi. Grazie Guerino Nisticò, invece torniamo in Calabria e lui è presidente dell'associazione I Borghi dell'Anima, dell'Angelo. Lo sbaglio sempre, Guerino, dillo tu. A te la parola.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti voi, grazie per l'invito, è stato secondo me un webinar straordinario, interessantissimo, con importanti interventi e spunti di confronto, di discussione che guardano al futuro. Io mi chiamo Guerino Nisticò, sono il responsabile della comunicazione dell'Associazione degli Operatori Turistici Riviera e Borghi degli Angeli, che opera nel Basso Ionio Calabrese. E sono state dette... una cosa, che tu sei un privilegiato, perché Guerino vive a Badolato, e Badolato è mondialmente conosciuta come Borgo dell'Accoglienza, quindi tu sei un po', diciamo, raccomandato, dai, diciamo. E anche se la nostra, diciamo, almeno dalle nostre parti, salutando anche l'amica, diciamo, della California, qui che siamo quasi in Calabria, siamo abituati a dire che la nostra patria è il mondo intero, quindi tante volte scherziamo con gli amici stranieri che vivono a Badolato e che si ritrovano qua anche da diverse parti del mondo, dicendo che il mondo è piccolo perché Badolato è grande. Quindi siamo riusciti anche a far finire, lo dovremmo inventare per questo. Siamo riusciti a far finire anche la guerra fredda già diversi anni fa, quando abbiamo fatto incontrare russi ed americani a fare vendemmie di comunità insieme, dimenticandosi delle vecchie, diciamo, dei vecchi blocchi, dei vecchi rancori, diciamo così. Il vino può allora tutto. No, niente, io volevo solo in 5 minuti. Vai. A parte che è impossibile raccontare quello che si è fatto, che si fa, di recente... Dimmi quello che farai, dimmi quello che farai a breve, vai. No. Futuro, decliniamo il futuro, Guerino. Sì, proprio provando a declinare il futuro, però bisogna sempre, come dicevano anche tanti importanti amministratori, partire da quello che è il territorio, il vissuto, il passato... L'importanza dei nostri paesi e delle nostre comunità. Non è un caso che proprio 2 minuti fa sia stato detto che poi il valore aggiunto, no? Il vero genius loci di tanti progetti sono le comunità locali, e anche nel nostro caso, come nel caso di tantissimi altri paesi, sono le comunità che sono storicamente vocate alla filoxenia, all'amore per il forestiero e quindi all'accoglienza, all'ospitalità, a fare la differenza. È per questo che la nostra rete turistica territoriale ormai da anni, oltre che aver consorziato una serie diversa di operatori turistici del territorio, ha di recente proposto la costituzione di un distretto turistico regionale, grazie proprio ad una legge regionale, facendo firmare un protocollo istituzionale e socio-economico supportato dall'Unione dei Comuni Versante Ionico e dal Galle Serre Calabresi, da circa 30 comuni, da decine di associazioni di categoria e da centinaia di operatori turistici. Ed è stato proposto in un territorio vasto che va dall'antica Kaulon all'antica Scolacium, cioè da Monasterace a Roccellette di Borgia, dalla Valle dello Stilaro a San Floro, passando dalla zona di Monte Contessa, tutti i paesi della litoranea ionica e anche quelli dell'entroterra delle preserre calabresi. È stato proposto alla Regione Calabria la costituzione di un distretto turistico regionale che ha voglia di promuovere un turismo da vivere tutto l'anno, dove il cuore di questo progetto è innanzitutto, no, l'idea che i nostri borghi, con modelli anche di ospitalità diffusa, con sistemi di economia civica, circolare, di condivisione, partendo proprio dall'entroterra, dalle interne dei borghi, si possono essere, diciamo, organizzati per promuovere a livello internazionale un'offerta turistica punti ad un turismo, diciamo, non solo balneare, ma da vivere appunto tutto l'anno, con formule di turismo esperienziale, con formule di turismo lento, enogastronomico, culturale e naturalistico, anche delle origini, no, delle radici. E questo lo abbiamo proposto già dal 2014, pensando al fatto che i nostri borghi possono essere dei luoghi non solo per turisti, cioè possono anche essere luoghi, soprattutto oggi dopo la pandemia, aperti sempre al mondo, luoghi anche per un turismo residenziale, dove si riesce non solo ad arieggiare i paesi, ma si riesce anche a creare, intercettando nuovi cittadini, nuovi arrivi,
una combinazione vincente tale da far convivere nei borghi l'innovazione e la tradizione, lo slow tipicamente mediterraneo dei nostri paesi con lo smart, no, tipicamente contemporaneo, flessibile, agile, intelligente, il forestiero che arriva con l'autoctono che vive qua. E quindi costruire dal basso attraverso questi meccanismi che guardano al futuro e con progetti innovativi che puntano alla rivitalizzazione, no, dei nostri paesi e quindi ad un lento ripopolamento, si riesce ad intercettare queste nuove persone che oggi possono arrivare nei nostri paesi da nomadi digitali, da lavoratori atipici, che possono venire qua a fare dei lunghi soggiorni. Tanti sono arrivati nei nostri paesi così da turisti, si sono trasformati in nuovi cittadini. E in tanti nostri paesi esiste ora una nuova comunità. È in atto la composizione di una nuova comunità, grazie anche a nuove azioni tra gente che ha deciso di restare, gente che ha deciso di ritornare e gente che addirittura ha deciso di cambiare vita e quindi si parla di nuovi arrivi. Questa secondo me è una prospettiva che bisogna veramente saper leggere tra quelli che sono gli spiragli delle macerie della pandemia, dell'emergenza coronavirus, perché anche se si tratta di una crisi internazionale, come tutte le crisi, noi dobbiamo saper cogliere l'opportunità, noi dobbiamo saper cogliere quello che di positivo, tra virgolette, ci sta dettando questa pandemia e dobbiamo capire come è importante cambiare stili di produzione, stili di vita, e capire anche quanta gente, no, interpretare questo nuovo fenomeno, questo nuovo trend di gente che non vuole soltanto più solo viaggiare, non vuole solo più, come dire, andare alla scoperta di nuovi posti, ma vuole anche cambiare radicalmente vita. Si parla infatti di travel e di lifestyle. Quindi noi ci accorgiamo di quanta gente da tutto il mondo, soprattutto dal nord Europa, abbia questa necessità di trovare posti con borghi, con un ecosistema, diciamo, no, caratterizzato da diverse dimensioni naturalistiche, isolati, marginali. Quindi anche qui la marginalità, l'isolamento sta diventando valore aggiunto, tipicità. E noi dobbiamo prendere coscienza e consapevolezza di tutto ciò. Noi abbiamo un patrimonio, diciamo, da valorizzare, da tutelare e da rilanciare. Noi abbiamo sotto i piedi una miniera d'oro e anche tutti noi dobbiamo saper capire questa roba, il contesto naturalistico che ha sempre contraddistinto i nostri territori è la vera ricchezza ed è quello che loro, diciamo, queste nuove arrivanze cercano. È quello che noi abbiamo proposto e quindi, guardando al futuro, visto che c'è anche Marisa, di recente è proprio grazie ad un percorso di studio, di ricerca, di attività costante che è stata fatta in questi anni, è stato anche pensato, no, di costruire dal basso una proposta che possa arrivare a trasformare questo territorio in una vera e propria destinazione, slow, dove i nostri borghi diventano a tutti gli effetti non destinazioni turistiche, ma destinazioni umane. Destinazioni dove di nuove vite, di una vita. Brava, e quindi questa è quella che è stata sempre la proposta, non è un caso che questo cammino, questo percorso si vada ad intrecciare con percorsi fatti anche da Slow Food, ad esempio, no? Slow Food ha firmato anche questo protocollo di intesa per il distretto, ma si sta lavorando anche per altro. Quindi quello che anche perché per noi il turismo non è mai stato un fattore prodotto meramente commerciale. Noi da tempo, grazie anche a a questo tipo di internazionalizzazione dell'offerta, no? e di quello che è avvenuto, diciamo che il turismo deve essere sì pensato come un'industria, ma tra virgolette, no? Un'industria speciale di emozioni, di esperienze e di felicità. È quello che è quello che dicevano anche Dora, che diceva anche infatti il turismo. Ci ritroviamo, poi alla fine alcune cose tornano e funzionano ovviamente. Certo, ed è per questo che tu fai bene spesso nei webinar a proporre e a dire quanto è opportuno costruire ora, grazie anche a queste iniziative, delle reti tra progetti comuni, tra esperienze che stanno condividendo questa visione. E dobbiamo avere il coraggio, facendoci forza gli uni con gli altri, di portarla avanti, perché esatto. Qui ci giochiamo e chiudo. Una partita, una chance che è per il futuro, ma che sta mettendo in discussione seriamente da oltre un anno il nostro presente.
Quindi siamo, tra virgolette, costretti a prendere coscienza e consapevolezza di ciò, di raccogliere i cocci di questo disastro, che comunque viene da lontano, e capire come ricompattare tutto, no? Ricomporre tutto e rilanciare, oltre la crisi, oltre la pandemia, guardando seriamente al futuro, tra questi spiragli di luce che stanno emergendo tra le macerie dell'emergenza coronavirus. Chiudo, logicamente, invitandovi nel Basso Ionio calabrese, a partire dal mio paese, ma tutti i paesi che abbiamo citato, no? Sono paesi in cui già da tempo si registra la presenza di tantissimi nuovi cittadini stranieri, in cui tanti stanno ritornando. Anche prima l'esperta sulle aree interne diceva che c'è molta voglia anche da parte dei giovani a restare. E la partita anche del PNRR, di quello che è il Next Generation EU, è una partita fondamentale per il Sud, è una partita che oggi o si vince o si perde, quasi quasi io direi o patria o muerte, perché se non si riesce veramente a sfruttare questa grande occasione, io penso che veramente i nostri borghi, che da tempo i nostri paesi, anche le marine, non solo l'entroterra, che stanno rischiando in maniera latente e graduale il loro spopolamento, rischiano veramente di scomparire. Quindi quello che già la Svimez diceva un decennio fa rispetto al rischio di desertificazione non solo economica e sociale, ma anche umana, è veramente dietro l'angolo. E questa partita invece è una partita politica, e noi dobbiamo spingere affinché questa cosa cambi e chi di dovere, come dire, riesca ad invertire la rotta con una programmazione decisamente diretta verso questo tipo di vocazione e priorità, è in risposta ai diritti, alle esigenze e bisogni dei paesi del sud, delle regioni del sud, di questo tipo di importanti progetti, perché se no noi faremo sforzi immani, ma se non vengono sostenute queste esperienze, questi progetti rischiano anche, come dire, di farsi del male, perché da soli non riescono ad andare autonomamente, non riescono ad andare avanti. Grazie quindi a voi. Guerino, aspetta, adesso ti fermo, perché del PNRR ho fatto venire Marco Bussone, presidente dell'UNCEM, che se l'è studiato tutto per bene dal punto di vista delle aree interne, dei fondi e delle possibilità anche di mettere a fattor comune, ciao Marco, di mettere a fattor comune le situazioni che abbiamo in tutta il Sud Europa, perché lui ha fatto, per esempio, la settimana scorsa, e ce l'ho di fronte, quindi glielo dico personalmente, uno dei webinar più belli che io abbia seguito negli ultimi tempi, perché ha dato costrutto e valore aggiunto. Io credo che in questo overbooking di webinar che abbiamo bisogna poi lasciare spunti e possibilità, e lui ha fatto un'analisi comparata del PNR spagnolo, francese e italiano, e in effetti poi i problemi sono gli stessi, come dicevo prima. Quindi l'analisi che adesso, il futuro ce lo dice Marco, se in questo PNRR abbiamo un futuro o dobbiamo arrabbiarci. Marco, a te, grazie, ti lascio la conclusione. Grazie a voi, io sono a casa con mio figlio, per cui se sentite un sottofondo sono lui e qualche cartone animato. Ma anche tu hai la Next Generation EU lì. Se, Guerino ce l'aveva dietro al sedile, piccolissimo. Ma anche noi, anche io e te siamo Next Generation, e anche i sindaci, poi mio figlio sì, bene. No, ma lui è la Next Generation, ma sa già il PNRR a memoria, quasi come i sindaci collegati. Detto questo, tanto questa nuova occasione di confronto. Io dovrei in realtà tacere, perché molte delle cose che hanno detto i sindaci, tutte le cose che hanno detto i sindaci sono già le cose che valgono come conclusione. Io l'unico rilancio che faccio, perché mi hai chiesto appunto di dire alcune cose sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete ha visto lo Stato lavorare dal 5 di agosto 2020 nella conferenza interministeriale Affari Europei, della quale anche noi facciamo parte come UNCEM, ha visto il 30 di aprile 2021 l'invio a Bruxelles del testo che verrà esaminato e che nel giro di 2 mesi avrà probabilmente un'approvazione e probabilmente anche delle osservazioni che verranno fatte su quel testo. Vi ricordo 6 missioni, 120 componenti con i relativi investimenti, quindi delle sottovoci di singoli investimenti, le riforme, in particolare giustizia e pubblica amministrazione. Io ci avrei aggiunto una riforma degli enti locali,
ma ne parliamo in un'altra occasione, però fermiamoci a quello che c'è. Il PNRR è una iniziativa del tutto particolare nella storia del nostro paese, non è un nuovo POR, non è un nuovo PON, non è neanche un elenco di progetti uno dietro l'altro come alcune regioni e anche alcuni enti locali purtroppo hanno inteso. Noi abbiamo cercato di dare al PNRR una luce, interpretandolo, leggendolo, studiandolo, andando a vedere quello che c'è per il sistema degli enti locali e quello che permette anche di rispondere alle tante istanze che sono emerse stasera. Allora, quando ad esempio parliamo di borghi, visto che è un po' l'argomento centrale dei nostri incontri e anche dell'incontro di oggi, noi sappiamo che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati inseriti 1 miliardo di euro per la valorizzazione dei borghi turistici. Questo è un piano che il ministro Franceschini con il ministro Garavaglia hanno voluto e che io credo sia particolarmente importante. Se però riusciamo a fare una cosa, cioè non soltanto a promuovere dei progetti per la valorizzazione turistica dei borghi, quanto progetti per la valorizzazione per rendere i nostri borghi più vivi di quanto già lo sono, dove c'è un percorso in essere, o comunque dare un percorso alle comunità che vogliono vivere o trasferirsi in quelle località. Allora, 1 miliardo di euro per i borghi si sommano a circa 500 milioni di euro di interventi per valorizzare il patrimonio cosiddetto delle aree rurali. È un piano che c'è nella missione 1, parallelo appunto ai borghi, che io credo che sia particolarmente virtuoso e avrà su questo dei bandi. Non dimentichiamo che ci saranno dei bandi per assegnare le risorse e che avrà i comuni, avranno queste due almeno componenti, tutela e valorizzazione dell'architettura del paesaggio rurale più attrattività dei borghi, avranno i comuni beneficiari di queste risorse. Le componenti dedicate al territorio sono tante e sono articolate, sono trasversali alle 6 missioni. Non c'è una missione che riguarda una sola missione che riguarda i territori, la montagna, piuttosto che i borghi delle Alpi, degli Appennini, delle isole. In tutte le 6 missioni, in tutte le componenti, noi leggiamo trasversalmente la presenza dei territori e così vado brevemente a scorrere il piano. Noi sappiamo che abbiamo per le infrastrutture digitali e per il cloud diversi miliardi di euro da attivare per rendere più smart, come diceva qualche sindaco, i nostri comuni. Abbiamo 6,3 miliardi per superare il divario digitale, che è un problema che abbiamo anche denunciato in questi incontri, che penalizza sia chi vive sia i turisti. Abbiamo appunto il piano dei borghi sempre all'interno della missione turismo e cultura, della componente turismo e cultura della missione 1. Sulla transizione ecologica abbiamo il rafforzamento delle reti cosiddette smart, le smart grid e la resilienza delle reti alle calamità, piuttosto che il piano per le isole minori e le green communities per le aree montane da leggere insieme, con una serie di risorse da leggere insieme, isole e aree montane, anche per effetto di quello che è successo in questi due pezzi così importanti del paese in questo tempo di pandemia. Abbiamo interventi poderosi per la sostituzione degli edifici e la modernizzazione degli edifici pubblici e privati, piuttosto che per le energie rinnovabili. Su questo io oggi ho aperto ho dato seguito a alcune considerazioni fatte dall'amico presidente di Legambiente Stefano Ciafani, il quale ha ribadito un problema storico nel paese che va affrontato a costo di anche andare a incidere su alcuni poteri forti, va detto, che esistono, perché le sovrintendenze che bloccano una serie di interventi che vengono fatti sia sul paesaggio e sia sui boschi, ma anche sulla transizione digitale, minano la transizione ecologica, la transizione energetica, e serve un'iniziativa di riforma molto forte. Vale anche per i trasporti: senza iniziative di sburocratizzazione che tolgano alcune lungaggini, che ad esempio mettano il silenzio assenso ai 30 giorni, che impediscano ad alcuni soggetti in particolare dello Stato o del parastato di bloccare gli investimenti, le reti regionali sui trasporti non si potranno potenziare. Voglio dire che quando si parla di semplificazione, e se ne parla troppo e anche in maniera poco opportuna tante volte, noi abbiamo bisogno di andare a scrostare
alcuni elementi pericolosissimi nel paese che finora hanno minato una serie anche di buone iniziative e hanno non permesso di spendere delle risorse a disposizione. Non deve essere così, se Edo vorrà, il mio figlio, anche per il PNRR, cioè dovremmo evitare che tante di quelle opportunità che si manifestano e che ci sono all'interno del piano vengano bloccate perché le regole attualmente vigenti impediscono ad esempio di realizzare una green community, che è uno strumento dal basso, snello, piuttosto che di realizzare interventi sulle aree interne. Ci sono 830 milioni di euro nel PNRR sulle aree interne per potenziare i servizi di welfare e di sanità di prossimità. Su questo, che si somma poi a tutto il piano degli asili nido, al piano per la manutenzione del dissesto e la prevenzione dell'assetto, la tutela dell'assetto idrogeologico, ho elencato brevemente dei titoli. Su questo dobbiamo appunto essere capaci, come sistema degli enti locali, di fare due cose. Uno, di non essere fragili e non pensare che ogni singolo comune, per quanto virtuoso, accederà a delle risorse e parteciperà da solo ai bandi. Sapete che io credo nella capacità degli enti e dei comuni di lavorare insieme. Credo che sia fondamentale per un paese moderno avere dei comuni piccoli che mantengono la propria dignità e che lavorano insieme su tanti di questi fronti, come in altri paesi europei. Secondo, appunto, altri paesi europei. La seconda questione che io pongo, che abbiamo posto, come dicevi, Luigia, in questo webinar la scorsa settimana con i rappresentanti, gli alti rappresentanti del governo spagnolo e del governo francese che lavorano su questo fronte del contrasto allo spopolamento e all'abbandono, io credo che noi dobbiamo, tra virgolette, provincializzare un certo dibattito che vede i nostri amministratori e sindaci all'interno di un quadro europeo, essere virtuosi e dare risposte alle comunità, l'abbiamo sentito, non aggiungo niente altro, dare risposte alle comunità, anticipare dei bisogni delle comunità con delle risposte concrete su tutti i fronti, turistico, della inclusione, delle povertà nuove e vecchie, eccetera, eccetera. Ma attenzione, noi sprovincializziamo il dibattito se sappiamo stare nella rete europea che sta facendo delle cose analoghe alle nostre. Il piano europeo, francese e spagnolo hanno pagine che sembrano essere le fotocopie. Può essere un male se la vediamo come un male, non è così, non sono fotocopie, ma dobbiamo vederla come un grande filo rosso che ci unisce e che dice Francia, Spagna, ma anche Germania, non abbiamo parlato di quello tedesco, ma andatelo a leggere se riuscite a tradurlo, io se volete una versione in italiano del piano tedesco ce l'ha, a 26 miliardi, noi ne abbiamo 200, il piano francese ne ha 100, il piano spagnolo ne ha circa 120, insomma quei piani, per concludere, sono in piena continuità con una linea europea che ci dice stiamo nella transizione green, nel Green New Deal, nel nuovo Bauhaus che descrive la presidente Ursula von der Leyen e che dice il nostro contesto, il nostro lavoro nei borghi e nei territori ha un filo rosso che ci unisce in primo luogo alla Francia, in secondo luogo in primo luogo alla Spagna, alla Spagna vuota, alla Spagna, all'Espagna vecchia, che deve recuperare sull'abbandono che è più forte ancora che nei nostri territori, con una concentrazione nelle aree urbane piuttosto che nelle coste, ancora più grave rispetto al nostro. Per concludere veramente, io credo che in questa nostra capacità di vedere gli importanti esempi, le cosiddette buone pratiche che maturano sul territorio del sud come del nord, noi vinciamo le sperequazioni e poniamo a Bruxelles, alle istituzioni europee, il tema delle sperequazioni, stando però in una dimensione comunitaria che ci dice che non siamo soli nel fare certe iniziative, anche nel muovere certe battaglie e nel avviare certe mobilitazioni come quelle sulla digitalizzazione, sul green che ci salverà, e stiamo in questa rete perché quella è la sola rete vincente. Grazie per questa occasione. Sul PNRR era importante stasera in qualche modo scambiare qualche idea e qualche conoscenza, ma io credo che sarà importante con la vostra rete approfondire anche i singoli temi delle missioni, se volete. Io, per quanto per quel poco che so, sono a disposizione. Scusate ancora Edoardo in sottofondo, ma fa parte del gioco. No, Edoardo è bellissimo invece, di tutti i sottofondi noi bambini assolutamente. No, io ti volevo dire due cose prima di ringraziarti ulteriormente. Uno, che sì, secondo me è il caso che organizziamo delle call tematiche per settore per divulgare queste possibilità e soprattutto per ridire, se non fosse stato detto, che da soli non andranno da nessuna parte,
fosse solo anche per l'incartamento burocratico, ciao Edoardo, di progettazione, di rendicontazione di questi bandi del PNRR, quindi non si può improvvisare, uno. Due, proprio perché siamo d'accordo con te, abbiamo da tempo, e siamo dentro la conferenza per il futuro dell'Europa, stiamo spingendo a che si cominci a parlare di unità territoriali e non di stati nazionali vecchio stile. Dobbiamo superare quest'idea e i PNR ci aiutano a convalidare il fatto che i borghi sono borghi dappertutto, le comunità montane hanno gli stessi rischi e le stesse opportunità, le comunità marine hanno gli stessi rischi e le stesse opportunità, ed è ora di cominciare a pensare a casomai un'Europa del Sud con un'Europa del Nord, se proprio dobbiamo fare una distinzione. Ma basta pensare il Sud Italia microparcellizzato, il Nord Italia montano, staccato dall'Europa. Questo ci vede protagonisti tutti i giorni e speriamo che qualcuno prenda in mano questa situazione e se ne faccia ownership, perché non siamo da soli ovviamente. Quindi grazie a Marco Bussone, grazie a tutti e con le aree interne ci diamo appuntamento a settembre, quindi diamo vacanza per studiare quello che avverrà sul PNRR. Io vi ringrazio moltissimo e vi auguro buona cena. Grazie, buona serata a tutti.